Buongiorno, oggi faremo una piccola ricetta usando un po' quello che ci è rimasto da altre preparazioni. Qui abbiamo delle coste di bietola che abbiamo fatto dei tortelli di erbetta, quindi ci sono rimaste le coste perché sono un po' grosse e nell'impasto dei tortelli non vanno bene, quindi oggi faremo una frittata di coste di bietola e quelle più belle le ho anche panate, vedete che potete friggere tipo delle cotolette, sono buonissime, mi ricordano molto l'infanzia, mi piacciono molto, provatele, sono molto buone. Le panate ci mettete un po' di parmigiano nel pane. Allora, qui abbiamo delle coste lessate, le trituriamo leggermente, poi andiamo a accendere il fuoco. La ricetta è molto semplice, come vedete servono le coste lessate, strizzate e leggermente battute. Le uova, olio, parmigiano, aglio, sale e pepe, tutto qua. Quindi abbiamo la padella, devo aggiungere il nostro olio. Poi mettiamo l'aglio, usiamo lo schiacciaglio che facciamo prima. Così. Facciamo leggermente imbiondire, poi aggiungiamo le coste, le facciamo insaporire con un po' di aglio. Un po' di sale, un po' di pepe. Mentre insaporiscono le bietole, che si asciugano anche un attimino, andiamo a rompere le uova. Prendiamo un contenitore dietro, un po' di plastica, quello che avete, uova, poi mettiamo il parmigiano, un po' di sale, qua abbiamo messo le biete, mescoliamo il tutto così. E andiamo a mettere tutto nella padella. Lavoriamo leggermente tutti gli ingredienti insieme, così. Adesso si sta riprendendo un po' l'uovo, lo stendiamo bene e lo andiamo a coprire con un coperchio per un attimo, Poi gireremo la frittata. È una frittata molto semplice, come vedete abbiamo usato poi degli ingredienti che c'erano rimasti da altre ricette. La cucina è bella perché si può riciclare tutto quello che poi avete nel frigorifero. Un po' di fantasia serve sempre. Adesso facciamo un gesto un po' insano. Allora, a casa, diciamo, se non siete molto pratici, vi consiglio di farla prendere bene anche il sopra. Poi coprite col coperchio, girate così e fate scivolare la frittata dal coperchio dentro la padella. Ovviamente siamo molto facilitati perché abbiamo una padella professionale in antiaderente, vedete come scivola bene. Lo faccio andare un po' perché a me la frittata piace un po' arrostita sotto, soprattutto adesso che ci abbiamo messo il parmigiano. Si arrostisce un po' il parmigiano, gli dà quel sapore che a me piace molto. Ecco, dopo va a gusti. Girate la frittata, vedete che bel colore preso. Niente, adesso la facciamo riprendere in questa maniera anche dall'altro lato, lo facciamo arrostire bene e il nostro piatto è pronto. Vedete che ormai è già bella soda, un po' al centro, un po' morbida ancora. Diciamo che è una ricetta abbastanza veloce, eh? Avete visto in un attimo. Abbiamo fatto il tutto, potete anche sentire tastandola,
sentite che è tutta bella soda ed è già pronta. Ecco, una volta che è pronta basta spegnere il fuoco, la posizioniamo sopra ad un piatto così e voilà, la nostra frittata è pronta. Grazie mille e ci vediamo alla prossima ricetta veloce. Ciao ciao!